E ciao a tutti, in questo video vi vorrei mostrare come creare un server per Minecraft SP o Premium. Incominciamo subito. Per prima cosa dovrete andare nel primo link che vi lascerò in descrizione, che è la pagina ufficiale di Minecraft, e dovrete cliccare sotto al Get Minecraft in giallo, Download ITR. Ok, vi porterà in quest'altra pagina dove ci saranno le sezioni Download, Minecraft for Windows, Minecraft for Windows Alternative e Multiplayer Server. L'unica parte che ci interessa è Multiplayer Server. Ci saranno due download, Minecraft Server 1.8.9 EXE e Minecraft Server 1.8.9 RAR. Voi dovrete provare a scaricarli entrambi perché non si sa quale funziona. A me ha funzionato con l'EXE, però a voi potrebbe funzionare con RAR. Ok, dopo averlo scaricato, lo trascinate sul desktop e lo mettete in una cartella. Dopo averlo messo nella cartella, lo startate. Adesso vi dovranno comparire delle cartelle, dei fogli, che serviranno poi per far funzionare il server. Ecco, ne è comparso uno. Adesso si aprirà e chiuderà una pagina, che dopo dovrà rimanere aperta per far funzionare il server. Ecco, e sono comparsi gli altri due. Adesso dovrete andare su Aprire EULA, dove c'è EULA uguale false, toglierlo e mettere uguale true. Ok, e poi chiudere salvando e ristartare Minecraft Server 1.8.9. Adesso la pagina che prima si è aperta e chiusa subito rimarrà aperta. Adesso dovrebbe partire. Eccola. E compariranno degli altri fogli qua. Eccoli qua. Ok, dopo aver fatto questo, andate nella seconda pagina che vi lascerò in descrizione, il secondo link che vi lascerò in descrizione, che sarà la pagina di Log Main Amaki. Ok, voi dovrete fare su. Dovrete mettere il tick qua in basso e, scusate, e cliccare su Non gestita, effetto il download ora. Io l'annullo perché l'ho già fatto. Vediamo. Vabbè, che bella pagina direttamente. Appena avrà finito, lo installate tramite questo e vi comparirà quest'icona. Voi la startate. Ecco qua. Per creare il server dovete fare crea nuova rete o qua o qua. Crea nuova rete. Mettere l'ID della rete, ossia il nome, in questo caso metterò tutorial. E mettere una password, metterò 1, 2, 3, 4, tutorial, 1, 2, 3, 4, tutorial, e poi dovrete cliccare su crea. Ok, questo qua non so perché, ah scusate, l'avevo già usato, allora metterò server Minecraft. Ok, adesso dovrebbe andare. No, non va bene, allora metterò 1, 2, 3, 4. Non so perché, mi li dà tutti usati, allora metto solo ciao. Ok, proviamo con delle lettere a caso. Ecco qua. Adesso la rete è partita. Ok, quindi dopo che avete fatto questo, potete pure abbassarlo e ritornare nella cartella di prima. Andare su Server Properties, blocco note, ok. E ecco qua, queste qua sono tutte le proprietà del vostro mondo. Le cose che ci interesserà sarà Server IP. Voi dovrete riaprire Log Main Amaci, fare tasto destro qua, copia indirizzo IPv4 e copiarlo qua con Ctrl V. Ecco qua, come potete vedere l'ha copiato. Ok, poi qua ci sono tutte le impostazioni, se volete il PvP, se volete lol. Ah, ecco, e poi se voi avete il Minecraft Premium dovrete mettere Online Mode True. Se avete se avete il Minecraft SP dovrete mettere Online Mode False. Ok, dopo aver fatto questo dovrete chiuderlo, salvare. Ok, e poi lasciando sempre aperto questo, startare Minecraft.
Adesso ci metterà un po', quindi ci vediamo appena finito. Ciao. Ok, si è aperto. Adesso voi dovrete andare su multigiocatore e aggiungi server e ricopiare di nuovo l'IP qua. E fare fatto. No, e mettere il nome. Adesso nel caso metto il mio nome. Tutorial. Ok, e fate fatto. Ok, scusate, prima mi sono dimenticato di dirvi se un vostro amico vuole entrare nel server. Ok, se un vostro amico vuole entrare, deve scaricare logmein Amaki, andare su rete, partecipa a rete esistente, mettere l'ID, ossia il nome, che adesso, vabbè, è indecifrabile, e poi la password. Ok, dopo averlo fatto, potrà entrare facendo aggiungi server, voi gli passerete l'ID, che è quello copiato da qua, e potrà entrare. Ok, adesso dopo che voi avete messo l'ID qua, ecco qua, fate play, lo aprite e basta, in pratica il tutorial è finito. Per qualsiasi dubbio, richiesta, scrivetemi nei commenti. Per questo video è tutto, ciao e al prossimo video!